Quanto è bella stu cielo, quanto è bella stu mare. Ciao agliù, salve ragazzi. Oggi una ricetta facilissima. Scialatielli con vongole fuiute. Ora, già il termine scialatielli è un termine meraviglioso, ma che significa? Secondo alcuni autori, scialatielli deriverebbe dall'unione di due parole, un verbo e una parola. Scialeare, quindi sciariare, uno sta sciariando, sta recreando, tiella, scialare nella tiella, scialatielle. Sembra ancora che ci sia stata una persona poi a inventare questo impasto dello scialatiello. Normalmente va col pesce, ma siccome già ieri ho fatto scialatielli con le vongole, non mi volevo ripetere, le faccio scialatielli con le vongole fuiute. Che significa vongole fuiute? Che le vongole siano scappate, cioè non ci stanno. Un piatto poverissimo che ha degli ingredienti semplicissimi. Ecco qua, un impasto già pronto da tirare. Pomodorini da terino e io ho aggiunto già del prensemolo. Poi io faccio in questo modo, su questi pomodorini da terino metto già un po' di sale. Il sale cosa mi aiuta? Mi aiuta praticamente a tirare fuori la parte acquosa del pomodoro, che non butto assolutamente, e rimane tutto in questo piatto. Avrò bisogno anche di spicchietti di aglio. Questi sono stati pelati e schiacciati e poi un po' di peperoncino. Normalmente bisogna aggiungere dell'olio. Quanto? Calcolato più o meno un paio di cucchiai d'olio a persona. Oggi siamo in due, quindi 4 cucchiai d'olio. L'aglio va fatto imbiondire dolcemente, già da bruciare insomma, eh? Quindi aspettiamo che diventi dorato. Appena l'aglio è dorato e imbiondito, io tolgo la padella dal fuoco. Per quale motivo tolgo la padella? Perché quando poi aggiungo i pomodori, lo schizzo, però è uno schizziamento continuo. Ecco qua, li lascio proprio appena appena intenerire. E poi aggiungo sempre, vedete, dei pomodorini, 3 o 4, proprio interi, neanche tagliati. Mi serviranno soprattutto per decorare il piatto alla fine. Ovviamente ora la padella la rimettiamo sul fuoco. A così, ridiamo un'altra volta fiamma, non troppo forte, tranquilla. Il sale, ripeto, è stato già messo nei pomodori, poco, ma è stato già messo. E ora, mentre i pomodorini vanno, diciamo con estrema delicatezza, si devono proprio ammusciare e cacciare il loro sugo, io vado a tirare gli scialatielli. Ah, dimenticavo, qualcuno, rindi il vongole fuiuto, mette anche un goccetto di vino bianco. Se volete, mettetelo. A me non mi dispiace questa versione, senza vino. Dalla palla io mi taglio esattamente la parte che mi serve per tirare gli scialatielli per oggi.
ai canne e comincio a stenderlo con le mani. Poi passerò al matterello. Cerco di fare una forma leggermente oblunga. Ah, così, A dire la verità, io l'impasto l'ho fatto con un po' metà farina zero e metà farina di semola di grano duro. E ora ve lo tirate piano piano. Vedete che l'impasto è abbastanza morbido, per cui non devo neanche premere tanto, col matterello. Io all'impasto cerco di dare una certa regolarità, no? E questa comunque è la palla che mi è avanzata per fare un'altra razione di sciaratielli. La conserverò in frigo. E poi dopo mi mettete a tagliare gli sciaratielli, ma uno alla volta. Non è come la tagliatella che potete avvolgere, diciamo, questo e poi dopo tagliarlo. L'ho fatta così, con tanto amore, una alla volta. Poi una volta presa la mano, si tagliano con una grande facilità. Vedete, però sono proprio dei rettangolini, dei rettangolini di bontà. Con l'impasto e gli scialatielli e a volte faccio anche dei ravioli. Poi aggiungete un po' di farina, ecco qua, e questi sono i nostri meravigliosi scialatielli. Diciamo che ci siamo, nel senso che effettivamente lo spessore stiamo attorno ai 2-3 mm, la lunghezza attorno ai 10-12 cm e la larghezza attorno a 1 cm. Vanno bene così. Disponete gli scialatielli dentro un piatto. Il tempo di tirare gli scialatielli e il nostro sughetto è pronto. Quindi ora basterà cuocere gli scialatielli e versarli in questo sughetto. Vedete, questo è quel pomodorino che è rimasto intero e che l'ho voluto intero. Questo è un altro. Ripeto, serviranno soltanto per guarnire il piatto. L'acqua bolle e sarà salata, caliamo gli scialatielli. Aggiungo in cottura proprio un cucchiaino d'olio. Scialatielli molto al dente, li prendete e li tuffate nel sughetto. Ancora belli umidi. Mescolate con dolcezza, fate asciugare quel po' di acqua ancora che c'è e potete impiattare. Impiattate così e tutti a tavola e buon appetito. E ora sciagliare con gli scialatielli. Scusate, mettere questa cosa al naso, sennò si macchia la camicia. A così, e assaggiamo questo capolavoro, un scialatiello in purezza. Pomodorino. Mm-hmm.
scialatiello e pomodorino. La perfezione. Buonissimo, aglio. Facitela e mangiata tutto. E buona salute. Da brivido, aglio. Alla prossima, troppo buono. Ciao ciao. E l'uomo ci ha chiesto. Quanto è bella stu cielo, quanto è bella stu mare, tutta attorno mi pare che è tornata gioventù e che sta i giardini come fresca e gentile a guardare.